La bellissima showgirl torinese ha pubblicato solo poche ore fa un post che ha certamente fatto sorridere gli svariati follower. Alba Parietti. Come sappiamo, in questo periodo impegnata soprattutto con le imitazioni di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1. A dire la verità, pera quadrato, nell'ultima puntata trasmessa, le cose non sono andate proprio nel verso giusto. Sa, perca diritti d'autore, a quanto pare, l'esibizione nei panni della cantante francese Gouche Patti, non ha proprio entusiasmato in particolare uno dei giurati. Ricordiamo, infatti, che Cristiano Malgioglio non aveva avuto alcun pelo sulla lingua, definendo la sua interpretazione quasi addirittura da posseduta e un quarto. A tal proposito, il famoso paroliere ha poi aggiunto che sarebbe stato meglio chiamare un esorcista. Comunque sia, almeno Giorgio Panariello e Loretta Goggi hanno voluto spezzare una lancia nei suoi confronti, dicendo che la performance non è stata proprio male, e che il timbro vocale era abbastanza simile all'originale. Fatto sta che Alba, nonostante tutto, pare che non se la sia presa pia di tanto e che abbia incassato le critiche pesanti senza troppi drammi. Anzi. Ma, naturalmente, non facile dimenticare l'opinione di Cristiano. Cosa la Parietti ha deciso per A Quadrato di riderci su e ironizzare su quanto detto dal giurato. Ecco come si è mostrata Alba. La showgirl infatti è attualmente molto attiva anche sui social network e le piace comunicare con i numerosi follower, che nel momento in cui si scrive, sono ben 460.000. Trattino maggiore. Ebbene, proprio solo qualche ore fa, la bella torinese ha pubblicato un post scherzoso, facendo riferimento al giudizio di Malgioglio della scorsa puntata. La foto in questione vede in primo piano Alba che fa una sorta di smorfia, forse riproducendo una faccia tipica da posseduta. Riportiamo quindi A Quadrato che ha scritto la sessantenne nella didascalia. Trattino maggiore. Cosa, oltre ad aver mandato un messaggio a Cristiano, ha anche voluto far sapere agli ammiratori quello che farà tra breve nel programma capitanato dal presentatore toscano. Che dire, probabile ne vedremo delle belle anche stavolta.